Volete che trasformi la vostra storia in un video? Mandatemi una mail all'indirizzo in descrizione con un aneddoto o una storia che vi riguarda o riguarda qualcun altro. Io la trasformerò in un video. Potete anche scrivere poche righe dandomi un riassunto e al resto penserò io. Se siete carichi, comunque partiamo. Manuel era dentro la cella a pagare la sua condanna in prigione, ma ingiusta. Ad un certo punto, una guardia arrivata di punto in bianco gli ha detto: «Avanti, alzati, andiamo!» Manuel non poteva credere che fossero già passati 15 anni, ma finalmente era libero. Perfino la guardia che lo stava scortando sembrava amichevole quel giorno. Ovviamente non era così. Era solo l'immaginazione di Manuel che era felice di uscire dalla prigione. Non aveva tante cose con lui. Un biglietto, un orologio e alcuni vecchi vestiti. Dentro il biglietto piegato c'era la foto di sua moglie. Sono passati ben 15 anni dall'ultima volta che l'ha vista. Per questo motivo le lacrime non smettevano di scendere. Quando è stato condannato a 15 anni di carcere, lei aveva giurato di aspettarlo e di amarlo per sempre, fino alla morte. Ma, ahimè, la vita non va mai come prevista. A voce, noi esseri umani siamo in grado di fare promesse in grado anche di superare mari e monti, ma i fatti sono molto diversi. Manuel, dopo soltanto 2 anni in cella, aveva dovuto firmare le carte del divorzio. La moglie non ce la faceva più ad aspettarlo. Fu una delle giornate più brutte mai vissute dall'uomo, e non la scorderà mai. Per quello piangeva, lui ancora la amava, o comunque provava qualcosa. Dopo il divorzio nessuno venne più a fargli visita, i parenti lontani lo ripugnavano e i genitori dell'uomo erano morti da tempo. Pensando a tutte queste cose del suo passato, la felicità di essere libero era durata poco. In strada, con soltanto uno zaino in spalla, non aveva alcuna certezza per il suo futuro. Non sapeva nemmeno dove tornare perché la sua vecchia casa era occupata dalla ex moglie e dal suo nuovo sposo. Lo Stato gli ha dato fortunatamente un rifugio dove rimanere finché non avesse trovato lavoro. Quest'ultima cosa era difficile però da fare. Trovare lavoro per un ex carcerato non è semplice. Lui era innocente ed era stato imprigionato ingiustamente, ma ovviamente a nessuno sarebbe importato. Prima di tutto questo inferno era un giovane laureato con grandi aspettative per il futuro. Era brillante. Perfino alcuni suoi amici gli avevano voltato le spalle. Sono passati 2 mesi dalla sua uscita di prigione e sfortunatamente il rifugio non aveva più posto per tenerlo ulteriormente. È stato sbattuto fuori durante una brutta giornata di pioggia, senza alcun preavviso. Da allora ha cominciato a mendicare per sopravvivere, ma i soldi bastavano a malapena per il cibo. Un giorno, mentre sfogliava il giornale, vide un annuncio di lavoro interessante. Cercavano lavoratori che dessero una mano a tagliare degli alberi. Non sarebbero serviti documenti o altro. Era un lavoro giornaliero con una possibilità di rinnovo. Con il poco denaro racimolato, il giorno dopo si era diretto in stazione per comprare dei biglietti del treno e partire per quel lavoro. La zona era a circa 1 ora dalla città. Arrivato sul posto, rimase molto sorpreso dal silenzio e dalla pace assoluta che c'era in quella zona di campagna, diversa dalla città. Chiedendo ai residenti locali, Manuel ha cominciato a camminare velocemente. Voleva arrivare sul luogo di lavoro il prima possibile, così da non perdere la possibilità di essere assunto quel giorno. Decise di tagliare per una foresta abbastanza fitta. Sapeva sarebbe stato pericoloso, ma non poteva fare altrimenti. Nel suo zaino aveva solo pochi cracker e una bottiglietta di acqua. Così avrebbe dovuto resistere a tutta la giornata prima di essere pagato. Durante la camminata si era imbattuto in un laghetto. Voleva farsi un bagno perché dall'ultima volta erano passati 4 giorni. Si tuffò e cominciò a godersi la tranquillità della natura. Gli sembrava di essere veramente in pace con se stesso. Ad un certo punto, sentendo un rumore provenire dalla parte in cui aveva messo lo zaino, scattò fuori. Temeva qualcuno avrebbe provato a derubarlo, ma non era un ladro qualunque, era un lupo, anzi un cucciolo di lupo che stava giocherellando con lo zaino. Ovviamente era incuriosito dalla cosa. Il problema è che stava buttando a terra tutti gli ultimi cracker rimasti. Manuel ha urlato forte: «Vattene via!» per spaventarlo e tenere il poco cibo rimasto, ma il lupo sembrava non volersene andare. Alla fine, dopo pochi secondi, il lupo buttò tutto a terra e se ne scappò. Ora Manuel era molto preoccupato. Senza cibo sarebbe stata dura lavorare. Era davvero rattristato dalla sua sfortuna, ma non era finita. All'improvviso si mise a piovere e il vento cominciò a soffiare fortissimo. Sembrava la sua vita non smettesse di buttarlo a terra. Fortunatamente a pochi metri più avanti c'erano delle case e quindi poteva rifugiarsi. Anzi, sperava di rifugiarsi senza creare problemi. All'improvviso, prima di giungere sotto un riparo, sentì dei passi.
Era ancora il cucciolo che lo stava seguendo, probabilmente da molto tempo anche sotto la pioggia. Manuel stava per arrabbiarsi con lui e voleva mandarlo via di nuovo. Non aveva più cibo per colpa sua, ma notò una cosa tristissima: la zampa dell'animale era ferita. Dopo il loro primo incontro deve essere successo qualcosa di pericoloso. Non riusciva a sgridarlo o scacciarlo, voleva adesso aiutarlo. «Va bene, ti porterò con me, sei contento?» Prendendolo in braccio si mise a correre per raggiungere il paesino con le case. Si è rifugiato velocemente in una capanna abbandonata e il lupo si è addormentato. Anzi, finirono entrambi per addormentarsi dopo quella stancante giornata. Non poteva più lavorare in quel momento e quindi aveva deciso di aspettare la mattina dopo. Il giorno dopo una voce aveva svegliato Manuel. «Ehi, cosa ci fai qui?» La voce era di un'anziana signora che lo stava squadrando da cima a fondo. «Mi scusi signora se la sto procurando dei problemi, vedrò di andarmene subito, pensavo fosse abbandonata la capanna». La signora anziana non sembrava avere cattive intenzioni nonostante lo sguardo serio. Manuel ha raccontato velocemente il motivo per cui era finito lì. La signora, commossa dalla cosa, lo ha invitato a casa a fare colazione. «Vorrei sapere una cosa, perché dici di essere stato ingiustamente imprigionato?» Nessuno aveva mai fatto questa domanda a Manuel. Tutti davano per scontata la sua colpevolezza, ma finalmente qualcuno voleva sapere la sua verità. Un giorno stavo tornando a casa da lavoro, quando all'improvviso ho sentito le urla di una ragazza. Due uomini volevano approfittare di lei. Io gli ho chiesto di smettere, andarsene. Ovviamente non volevano farlo e mi minacciarono. Uno dei due si era avvicinato per farmi del male, ma io per istinto l'ho spinto. Non volevo togliergli la vita. Lo giuro, è stato uno sbaglio, ma ha sbattuto forte la testa inciampando. Il suo compagno spaventato ha cominciato a gridare per svegliarlo, ma niente da fare. Le ultime cose che ricordo chiaramente sono le parole del suo amico. Lo hai ucciso, sei un assassino. La ragazza intanto era già andata via. All'improvviso mi sono ritrovato circondato da tantissime persone e la polizia era arrivata in poco tempo. Non so nemmeno io chi l'abbia chiamata. Non ricordo neanche come sono stato accusato quella notte. Eppure, quando la ragazza era in pericolo, nessuno si è avvicinato per aiutarla. Sembravano più interessati a me. Pensavo sarei uscito facilmente, volevo solo aiutare. Ma la ragazza che stava subendo le cattiverie di quei due non si è mai presentata in aula. Ho passato 15 anni della mia vita per averla protetta. Sono contento sia viva, ma io ho perso tutti. Mia moglie mi ha lasciato per un altro, i miei amici pensano sia un assassino, eppure i miei ultimi parenti in vita. Manuel si è messo a piangere, pensando a come le cose erano cambiate da allora. Oggi sono qua perché sto cercando di rifarmi una vita. So che per alcuni lavori nei boschi e nei campi non chiedono documenti, per questo spero di avere una possibilità di essere assunto. La signora, ascoltando tutto con calma, non disse nulla. Era silenziosa. Dopo qualche secondo però gli rispose. «Sei una brava persona, ne sono sicura. Non hai lo sguardo di un assassino e non hai provato a derubarmi o farmi del male. E poi un lupo non seguirebbe mai una persona cattiva, secondo le nostre leggende. Quel cucciolo nella capanna si è affezionato a te perché sa di potersi fidare». La signora si chiama Lucinda, vive da sola da molti anni. Suo marito e il suo unico figlio persero la vita anni fa in alcuni incidenti nella foresta locale, non controllata dall'essere umano. «Sono 5 anni che vivo così. Sai, mi ricordi molto mio figlio. Ha i suoi stessi occhi gentili. Era un amante degli animali. Di tanto in tanto andava nella foresta e li osservava, controllando fosse tutto a posto. Sfortunatamente è morto perché un cacciatore stava illegalmente cacciando in quella zona. Le autorità locali non hanno mai fatto nulla in merito, nemmeno cercato un colpevole. Mio marito era andato a cercarlo la stessa sera, rimanendo incastrato in una terribile tempesta che lo fece cadere nella cascata vicina, senza possibilità di uscirne. Il giorno dopo le guardie forestali li hanno ritrovati, privi di vita. Nessun animale aveva fatto del male a mio figlio, è stato l'essere umano, cioè una persona come noi. Vorrei farti una proposta. Se vuoi puoi rimanere con me finché ne avrai voglia, in cambio puoi lavorare alla mia terra. Da quando sono rimasta sola non ho mai avuto tempo di prendermene cura. Puoi coltivare quello che vuoi, non mi importa, basta siano sani e nutrienti. Manuel era sorpreso. Da quando era uscito di prigione nessuno aveva provato a trattarlo bene, nemmeno per un secondo. E quella signora addirittura si era offerta di dargli vitto e alloggio. Farò del mio meglio, signora Lucinda. Da allora passarono molti mesi. Le persone nel comune hanno cominciato piano piano a fare amicizia con Manuel. Alcuni però erano terrorizzati dal suo animale, cioè il lupo, che da allora non si è più separato dall'uomo. Sembrava non avere una famiglia, quindi Manuel lo ha nutrito ogni giorno. Spesso gli dicevano: «Stai attento, Manuel, i lupi sono pericolosi. Possono ucciderti quando meno te l'aspetti. Dovresti sbarazzartene il prima possibile». Ma l'uomo non poteva farlo. Sentiva un collegamento speciale con lui. Nel suo momento più triste l'aveva trovato. Qualcosa doveva significare. Dopo circa 2 anni il lupo era diventato un adulto fiero e coraggioso. Ovviamente viveva nella foresta, ma tornava ogni giorno a trovare Manuel e la signora.
Era docile proprio come un cane in quei momenti. All'improvviso però smise di andare dall'uomo. Per 2 settimane era sparito. Manuel temeva fosse successo qualcosa. Per questo motivo decise di diventare una guardia forestale per ritrovarlo. Ormai conosceva la foresta a memoria. Aveva visto tanti animali e molti hanno bisogno di qualcuno che li salvaguardi. Comunque sia, negli anni rimasti al paesino aveva conosciuto anche una ragazza di nome Lucy. Erano 8 mesi che uscivano insieme e le chiese una sera di sposarlo. Lei accettò e dopo poco tempo decisero pure di fare una famiglia. Era inverno e la neve avvolgeva la terra. Manuel doveva uscire per prendere della legna e scaldare la casa. Sua moglie era incinta. Con un cavallo e un carretto era andato in un punto dove la legna abbondava, però era abbastanza pericoloso visto che stava per arrivare anche una tempesta. Ma per tenere al caldo suo figlio che stava per arrivare al mondo avrebbe fatto veramente qualunque cosa. Dopo aver riempito tutto di legna si era diretto di nuovo a casa, ma a causa della neve il cavallo era scivolato e tutto era caduto giù. La sua gamba destra era ridotta male e per il dolore cominciò a urlare molto forte. L'animale intanto era scappato via dalla paura. Non riusciva a muoversi come si deve per tornare indietro, Manuel. Passati 10 minuti la tempesta si era fatta più intensa e Manuel pensava ormai di avere i minuti contati. Svenne all'improvviso. Dopo un po' si era risvegliato, sentiva il suo corpo come se stesse venendo trascinato. Aprendo poco gli occhi notò degli animali, cioè dei lupi, che lo stavano appunto trascinando. Tra loro gli sembrava di vedere anche il suo vecchio amico. Non capiva se era un sogno o meno perché era ancora stordito. Chiuse gli occhi ancora una volta. All'improvviso si risvegliò del tutto, ma dolorante. Era nella clinica del paesino. Sua moglie era con lui vicino al letto ed era scoppiata a piangere vedendolo. Anche l'anziana signora era lì ad aspettare. Pianse pure lei perché aveva paura di aver perso di nuovo un'altra persona cara. Quando chiese come si fosse salvato, nessuno seppe dargli una risposta. La moglie disse semplicemente: «Ti abbiamo trovato fuori con la gamba ridotta malissimo e svenuto. Non so che ti abbia portato». «Ma lo ringrazio davvero tantissimo». Manuel non disse nulla. Sapeva che se avesse raccontato tutto non gli avrebbero creduto. Ma in cuor suo sapeva anche che era stato il suo amico a salvarlo. E aveva capito il motivo per cui non era più tornato a trovarlo. Aveva anche lui una famiglia nuova, una vita nuova. Entrambi hanno avuto un lieto fine dopo tutto ed entrambi hanno dei nuovi amici a cui affidarsi. Da allora Manuel non ha più rincontrato il lupo. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto e ne volete altri, lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, storie sempre diverse.